ragazzi, eccomi qua atterrato ancora nel mondo della musica. Oggi incontreremo un vero rapper, Frank High Energy MC. Ciao Frankie! Ciao Fede, benvenuto nel mondo del rap. Non vorrei fare brutta figura, mi spieghi subito che cos'è il rap? Allora, il rap è un genere musicale caratterizzato da un parlato, non cantato, su una base ritmica abbastanza uniforme. Forte, quindi bisogna avere una bella idea, non una bella voce. Può cantare anche uno stonato? Beh, parecchi rapper sono stonati quando rappano. E per comporre una canzone, quindi da dove si parte? Dalla musica o dalle parole? Dipende. Io, per esempio, di solito parto dal testo, anche perché il testo è una cosa veramente molto importante. Si può parlare di cose leggere, futili se vogliamo, di puro intrattenimento, oppure di temi sociali specifici o anche di temi politici. E quindi alla musica poi chi ci pensa? In alcuni casi ci pensa il rapper stesso, in altri ci pensa un producer, che è un musicista o più spesso un DJ. Io ho una grande attenzione soprattutto, diciamo, nella parte di scrittura, perché i temi che vengono trattati sono fondamentali ed è quello che ho cercato anche di trasmettere in una mia canzone di qualche anno fa, che si intitola Potere alla parola. Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare. Le parole nel rap sono quindi fondamentali, ma non solo quelle che si dicono, anche quante se ne dicono. Pensate che Eminem, in una sua famosa canzone Rap God, riusciva a pronunciare 1560 parole solo in 6 minuti. Frankie, ma perché nel rap bisogna parlare così velocemente? Perché ci sono tante cose da dire e troppo poco tempo per farlo. Ed inoltre una caratteristica molto utile nelle gare di freestyle. Freestyle, stile libero, cioè si fa rap mentre si nuota. Ma no, Fede, con questi vestiti così larghi si rischia di affogare. Il freestyle è una tecnica di improvvisazione, si inventano rime in tempo reale. Così durante i contest, che sono le sfide tra rapper, ci si batte proprio a colpi di improvvisazione. In America si chiama off the top questa tecnica. Se la parola è così importante nel rap, possiamo quindi dire che tutti i poeti del passato, come per esempio Dante, erano dei rapper. No, non credo che si possa dire che Dante fosse un rapper, anche se i rapper e i poeti hanno molto in comune, perché in entrambi i casi vengono raccontate delle storie, alle volte in maniera un po' enigmatica. E poi hanno in comune il ritmo, la cadenza, la metrica. E poi Dante con quel cappellino aveva un look pazzesco. Frankie, sembra quasi di essere a lezione di italiano, ma quindi è una cosa seria il rap? Sì, è una cosa seria, ma non è seriosa. Può servire anche per raccontare di argomenti molto divertenti. Per esempio, nel 2003 c'è stata una canzone di Caparezza che si intitola Fuori dal tunnel, che è perfetta per questo esempio. Te ne faccio ascoltare un pezzettino. Con l'audio l'autoradio, nell'auto cauto resto, faccia a faccia, con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro, con validi manovali ricostruisco, gli argini di una giornata ai margini della disco, e mi stupisco, quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco, com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. È uno sciolilingua velocissimo. Caparezza da bambino probabilmente era bravissimo nel dire tre tigri contro tre tigri. Frankie, ma quando è nato il rap in Italia? In Italia il rap è arrivato subito dopo la sua nascita negli Stati Uniti, che avveniva verso la fine degli anni 70, e già nei primi anni 80 c'erano i primi esempi di rap in italiano. E tu come lo hai scoperto? Io abitavo a Caserta all'epoca e alla sera mi capitava di ascoltare le radio delle basi americane che trasmettevano in quella zona e che passavano tutta la musica che in quel momento stava andando negli Stati Uniti. Tra le varie musiche c'erano anche quelle rap. E un bravo rapper deve avere anche un bel nome d'arte. Il tuo come nasce? Un giorno un mio compagno di liceo è arrivato con scritto su un pezzo di carta HI-NRG e ha detto: guarda, è fantastico, praticamente non c'è neanche una vocale eppure c'è una parola completa, High Energy. Mi è piaciuto, ho deciso che doveva diventare il mio nome e in fondo gli ho semplicemente attaccato MC. MC, ma cosa significa? Per alcuni significa microphone controller, controllore del microfono, per altri master of ceremony, il maestro di cerimonia, quello che fa gli onori di casa nelle feste. Frank, uno dei tuoi pezzi più famosi si intitola Pedala. Se ho capito bene, è questo il rap, riuscire a raccontare la vita anche con una bicicletta.
Ma in un certo senso sì. Il rap è uno strumento che ognuno di noi ha a disposizione per dare il proprio punto di vista in maniera più o meno poetica. Io per esempio per scrivere Pedala sono partito dalla bicicletta che io e mia mamma avevamo regalato al mio papà tanti anni fa. E quella bicicletta era la prima bicicletta che lui aveva nella vita e quando se la trovò sotto l'albero di Natale iniziò a piangere come un bambino. Ricordandomi quell'aneddoto ho deciso di parlare della bicicletta come se fosse la storia della vita di ognuno di noi e ho scelto di raccontarlo con il rap perché è la maniera più rapida che ho per dire il mio pensiero. E noi andiamo quindi ad ascoltare un pezzettino di questa storia. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia. E dopo aver pedalato è il momento dei saluti. Frankie, come ci si può salutare in rap? Non saprei, se ci aiutano anche gli amici a casa si potrebbe dire quando dico big rispondete bang, big, bang, big, bang, più o meno così. Funziona, big bang, il viaggio nella musica continua. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta.